capito, devi anche il chioschetto. Sì. Lino, e quindi siamo sempre alla zona chioschetto, qui esatto, a Lubiano. Non abbiamo fatto neanche un passo. No, non ci siamo proprio mossi, no, siamo, esatto, sempre, siamo qui. Sempre qui. Esatto. E abbiamo un altro argomento di cui parlare, una specie di rubrica a sé stante che si chiama Governo rinvia tutto. Sì, infatti sta giocando a rinvia tutto, perché qui c'era l'IMU, non si sapeva ancora, diciamo, a giugno se pagarlo o meno, l'IVA sembrava che si, invece tutto ha slitta adesso per dire a ottobre, sì, come dicono a ottobre. L'IVA, però anche a fine anno devono studiare bene come dopo fa pagare magari all'anno prossimo l'IMU. Oppure anche l'IMU, sì, slitta, per ora hanno prorogato. Esatto. Proprio slitta, slitta. Il governo rinvia tutto. Sembra che stanno a sciare sulle montagne, sulla neve, che fanno per dire, slalom, esatto. Zompano proprio, sì, scivolano, fino a che non ci fanno, brutto quando si fermano, quello che è, adesso fino a che scivolano va bene, poi dopo quando poi però che dopo ci fanno pagare questo e quell'altro, quindi un pezzettino alla volta, esatto. Oppure io, sembra che addirittura il governo abbia delle idee anche, sì, dice da per l'IMU e per rimediare un po' di soldi. E quali sono queste idee? Queste idee sono soldi che dovrebbero aumentare addirittura anche sulle sigarette, diciamo, sulle sigarette elettroniche. Sì. Poi sull'IRPEF mi sembra, sì, che sia qualche cosa ancora di tassa di anticipo da pagarla, e poi aspetta, come si chiama? Una tassa sull'immondizia, una cosa. La Tares, sì, sulla Tares. Perciò vede, più o meno i soldi sta sicuro che le trovo. Sì, però fanno un po' di giochetti, non si capisce ancora, bene. Esatto, rinviano da tanto tempo che sentivo dire, dall'inizio dell'anno, allora prima delle elezioni, che bisogna tagliare gli stipendi, quel e quell'altro, proprio di sicuro non sappiamo quanto veramente hanno tagliato, quanto qualcosa forse hanno fatto, però sempre un po' pochino. Esatto, sempre pochino. Un'altra cosa che rinviano sempre è questo benedetto maledetto acquisto degli F-35, i caccia bombardieri. Pure queste, qui parliamo di pace sempre nel mondo, e invece facciamo degli aerei per fare la guerra. Lo sai che ha dichiarato il ministro della difesa? Sì. Per amare la pace bisogna armare la pace, secondo te è giusto? O è una stupidaggine? No, è una stupidaggine, ecco. Per me è una stupidaggine, puttana. No, secondo me... Cioè, ma tu la pace la fai con le armi, con i cacciabombardieri? Certo. Non mi sembra proprio logico. No. Anzi, bisogna andarci, allora, veramente aiutare queste persone con attrezzi agricoli, no? Con carri armati, oppure con... Poi dice, non trovano i soldi. Costano 15 miliardi di euro questi cacciabombardieri, praticamente si può fare tutto. 15 miliardi di euro. Si può evitare l'aumento dell'IVA. Si può eliminare l'IMU. 4 miliardi è solo che l'IMU, e sembra che stanno, trovano queste soldi e non sanno dove trovarli. Tutti questi miliardi invece per le cacciabombardieri. Infatti si stanno dividendo anche dentro al Parlamento, non lo sanno qui bene cosa vogliono fare. Ricordo che quando ero ragazzino c'era un grande corridore toscano che diceva, era l'amico Bartali, perché effettivamente anche lì il popolo italiano era diviso in due parti, diciamo, l'amico di Coppi e l'amico di Bartali, sì. I fans erano questi. C'era allora, un po' un derby. Esatto, sì, c'era un derby anche loro su in pista, le facevano, sì, giustamente queste lotte. Che diceva Bartali? Allora Bartali diceva, la bella parola che ancora va in voga dopo tanti anni, benché che è morto, che le diceva negli anni 50, cioè, l'è tutto da rifare. Effettivamente qui in Italia l'è tutto da rifare. L'è tutto da rifare. E finora solo che chiacchiere, ma di concreto. Io adesso per esempio qui vogliono, dei miliardi già, mi sembra, dai giovani lavoro fino a 29 anni, al di sotto dei 29, sì, anni. Ma io dico questo, a 29 senza anni... Senza laurea, addirittura. Addirittura non senza laurea, perché sì, quelli laureati dopo due anni... Ma infatti chi ha 30 anni è laureato non becca niente. Ecco, ma poi questi qui anche laureati dove hanno lavoro? No, purtroppo infatti non c'è più niente, tocca andare all'estero. È un po'... fa venire molti dubbi, esatto, questo avevo provvedimento. Avevo delle cime anche su quel lato lì, diciamo, di teste veramente... Allora io dico questo, a 29 anni, io realino, adesso per dire... A 14 anni, prima di 14 anni già ero un ragazzo di bottega, a 14 anni io ero già l'apprendistato, mi avevano segnato, ma a 29, a 25 anni, 20, 26, 29, 30, fino a 29, tanto per dire, questo che a 29 anni forse si trova già con una moglie, con due figlie, tanto per dire, cioè dovrebbe avere un lavoro, esatto, non un apprendistato. Ma di cosa?
non so, l'apprendistato di cazzolaio, quello è 29 anni. Ma l'apprendistato, l'apprendistato è dopo che uno ha fatto l'università, l'apprendistato, cioè lo puoi fare un mese dopo e andare a lavorare. Esatto, ma questo però in fabbrica, questo succede in fabbrica. Allora, se vogliamo dire l'apprendistato per i giovani che devono imparare un mestiere, io qui a Lubriano una volta, ricordo quando ero ragazzino, c'erano 6 calzolari, ora non c'è più un calzolaio, non c'è più quello che faceva il falegname, che faceva le botte, tanto per dire, e le tine, oppure faceva tutto, le tavole dentro casa, l'armadio, le famose scansie che oggi insomma, c'è una scansia, il livello artigianale, certo, l'artigianato. Adesso non c'è più nessuno che fa l'apprendistato, non, i giovani, e perciò vede, questo andrebbe cominciato l'apprendistato durante le scuole, se uno fa le superiori. Esatto, l'apprendistato, queste vanno a queste fabbriche, che allora è come l'agricoltura. L'agricoltura hanno sguarnito negli anni 60, diciamo, l'uscita dalla terra, dall'agricoltura, per portarla in fabbrica, ma quello era facile, perché un giovane, ecco, da 18 fino a 29 anni li portavi avanti a una macchina dentro una fabbrica, questo dopo 3 mesi sapeva lavorare anche, certo, non solo su quella macchina, ma ancora altri. Ma oggi come oggi, portandoli un'altra volta questi giovani, perché infatti vede, ci sono migliaia e migliaia e milioni che non sanno lavoro, a portarli di nuovo in agricoltura, e poi l'agricoltura, secondo che poi è la regione dove si trova, la pianura, ma qui da noi per esempio Lazio, l'Alto Lazio, qui c'è, abbiamo subito l'Umbria, so colline, so piccoli pezzamenti di terra di pochi 10 ettari forse, certo, tutti in piano, che coltivazione fai? Oppure questi giovani devono lì, e poi con quest'anno, terra, con esatto, quest'anno tutte queste piogge terra, non è che, oppure devono andare dal padrone un'altra volta a scappellare come si andavano negli anni 50-40, adesso per dire, si gli dava il potere, che poi con quali mezzi deve allora, ecco che se uno, quel povero giovane che vuole ritornare un'altra volta, magari ha visto i nonni, ha visto i genitori che erano sulla terra, dice io sono riportato ad andare sulla terra, ma la terra non ne ha, allora perciò deve comprarla, quelle, e come 50 li compra? Ettari adesso per minimo, ecco, con che soldi, oppure anche come attrezzature agricole, con che cosa, e poi anche le colture, con che cosa, che qui vedo quelle poche che mettono il grano, non bastano neanche quelle 10 quintali, 100 quintali che vendono per pagare i concimi, per pagare le rotture, per pagare le attrezzature, la naffa, quel, quell'altro, perciò è finito. Io mi auguro, non lo so veramente. Cosa ti auguri? Ecco, auguro, per chiudere, un augurio, un qualcosa, una speranza tua per cercare di smuovere la situazione. Sì, questi soldi che danno adesso Letta, che dà adesso per dire, che cerca, sono miliardi, io come sempre credo che vanno a poche persone, che viene distribuito soltanto a poche persone, chi veramente è attaccato come l'agnello al gancio, secondo me quello ci rimane, tanto per dire, perché ecco l'apprendistato, ma l'apprendistato è anche quello magari che dentro una città, dentro a un paese, c'ha una bottega di riparazione oltre che di vendita, certo, quello è l'apprendistato, bisogna portarci lì i giovani, ma uno di 29 anni, questo poi è già ormai è grande, già è grande, secondo me l'apprendistato, vuoi che vuoi, e poi l'apprendistato c'ho in 4-5 anni per imparare per un mestiere veramente che poi può iniziare da solo, certo, a lavorare. Questo va fatto durante le scuole e durante l'università. Io vedo molto molto nero, molto, vedi nero? Sì, esatto, c'è una canzone di Zucca che fa vedo nero, e allora ecco, io vedo nero prima caldo, prima caldestate, come Raffaele Gualazzi, adesso in vedo nero, ha indovinato adesso per dire, ecco, sulle 7 anni quell'altro, perché si vede che aveva studiato adesso per dire diritti, tanto per dire, invece Realino che viene proprio dall'apprendistato e che poi come ripeto non c'è più niente, e io credo che ecco, quanto tempo ci vorrà per ritornare a una situazione migliore secondo te? Facciamo anche Realino un po' profetico. Esatto, io credo che almeno 5 anni. Tra 5 anni? 5 anni servono per recuperare un'altra volta con questo famoso apprendistato, perché quelli 3-4 anni di apprendistato per imparare un mestiere così proprio non è dentro una fabbrica a lavorare una macchina, l'apprendistato è diverso, molto diverso. Ok. Perché in una fabbrica spingi un bottone e quella automaticamente fai, tu levi il bordo oppure tante, ma quello è un'altra cosa. Invece l'apprendistato è un mestiere, e un mestiere purtroppo stanno chiudendo tutti, anche qualsiasi, anche il sarto. Il sarto, certo, qui a Lubriano c'erano due, non parlo solo di falegname, adesso per dire di calzolari, ma c'erano anche orologiai, che l'orologiaio adesso per dire, e che significa? È rotto l'orologio? No. E a proposito di orologio, è finito il tempo. Vabbè, allora, basta così, sì. No, allora...
Allora, sì, tra cinque anni vediamo se c'è avuto ragione, come okay, Nanni Moretti, sì, o meno. Vedi qualche cosa, vediamo. C'ho in 5 anni. Sì. Ci risentiamo, alla prossima, vediamo se si risolve qualcosa, sì. Okay? Ok? Ciao Realino. Saluto tutti gli amici di YouTube che ci seguono, di nuovo a Corinne. Ciao Corinne, Corinne. Yos, okay. Esatto. Ciao Antonio. Abbonati, ciao Realino. A tutti. Alla prossima. Alla prossima.